la bellezza di un prato fiorito, meglio ancora se con i papaveri, meglio ancora se con Rihanna. La bellezza, ma non una bellezza soltanto esteriore. Questa sera vogliamo celebrare la bellezza della donna, ma quella bellezza che è interiore, quella bellezza che risiede nel cervello, che risiede nelle idee, che risiede nella originalità. Siete curiosi? Subito dopo la sigla capirete perché. Questo è l'odio degli uomini. Questo è l'amore. La necessità di sbranarsi per sopravvivere. Ti sto dicendo di andare a chiamare un dottore! L'ordine è ristabilito. L'hai trovato almeno, Nico? I morti nella strada servono come esempio, per evitarne altri. Non si devono toccare. Siete un branco di assassini. Essere umano sgombro dal terrore di inibizioni, c'è uno sconcertante muro di angoscia avanti. È l'uomo, ma viene considerato scimmia. Lo hanno catturato alcuni nostri colleghi della televisione, riuscendo a battere sul tempo la polizia. Ecco, Mowgli scappa di nuovo. L'uomo è stato visto insieme ad Antigone, la ragazza che ha osato rubare i corpi al popolo. Do you speak English? Franse? Deutsch? German Jackson. Cos'è che spinge una donna a violare il divieto di seppellire il proprio fratello, consapevole che questa trasgressione gli provocherà la morte? La tragedia di Sofocle narra le gesta di Antigone, che sfida la legge della città voluta da Creonte, il nuovo re di Tebe, il quale proibisce la sepoltura di Polinice, uno dei due fratelli uccisi da Antigone per aver combattuto insieme ai nemici. L'opera della Cavani riproduce la vicenda greca ambientandola in una città reale, dove vive uno stato di polizia conforme nella rappresentazione scenica a certe esperienze dittatoriali proprie degli anni 70. I cadaveri dei ribelli uccisi vengono lasciati per le strade cittadine, nelle piazze, sui marciapiedi e non è possibile per ordine governativo toccarli o spostarli. Ed è a questa immagine che inizia l'incontro con la regista Liliana Cavani e il nostro direttore. Un incontro nel quale verranno trattate molte tematiche che spaziano dagli anni 70 fino al 2000. Un incontro che ho deciso di non tagliare, ma di riproporlo in maniera integrale, perché sarebbe quasi un sacrilegio tagliare la storia del nostro paese. Diamo quindi il via alla prima parte. Vedrai che il mondo cambierà le sue. Siamo con Liliana Cavani e sono venuto alla rivista Miei Figli, che aveva visto appena sono cresciuti, sono venuto a dirgli una cosa che è vero, non ne potevamo più di questo padre che quando parla di cinema lo vedono, a volte fa delle risate grandissime e continua a farle con Chaplin quando vede Charlot. E poi l'unico cinema secondo loro che io amo è quello di Liliana Cavani. Allora sono venuto a conoscere quello che era il mito in casa. Ma insomma, l'inizio fu, il grande amore fu con i cannibali. Senti, ma i tuoi film, li rivedi mai i tuoi film? No, non li vedo mai. Non li rivedi mai? No, se proprio mi capita quando fanno così una rassegna
E allora vado al quando poi c'è il dibattito finale, all'ultima proiezione così, allora ne vedo un pezzo così, se ho tempo anche, anzi arrivo anche un po' prima. Ma perché? Perché rifiuti un po' no, per chiusa? No. Perché no? No, perché... No, devo dire che Cannibali pensa, l'ho rivisto, una qualche rassegna sarà 2 anni fa, l'ho rivisto. Ho detto belli quei tempi però, perché bene o male si riuscivano anche a fare dei film così, ponendo un pubblico che fosse come te, no? Sì, sì. E in qualche modo, così, una parte c'era, però mi ricordo che allora la Eurocinematografica così, che aveva il film in distribuzione, insomma, aveva qualche problema a metterlo in sala. Senti, però qualche amica della rivista oggi ha detto che secondo queste amiche tiene perfettamente, anche oggi valido. No, tu come li pensi? Nel tempo secondo te reggano queste cose? O... Ma senti... cioè, che lo dica io sembra anche però un controsenso, però mi è capitato, sono andato in vari posti, anche sono andato 2 volte a Princeton, ho fatto 2 rassegne, 2 volte, e sono andata un'altra rassegna a Boston, questa 2 anni fa, cioè mi capita poi anche in Italia, a Torino recentemente, a Bologna, e cioè... Forse erano, come dire, nel loro tempo erano, anticipavano, e allora adesso, col fatto che anticipavano, adesso si trovano un po' ad essere, come dire, ancora apprezzabili. Sì, anche forse perché lì, secondo me, almeno la problematica che ricordo, che dunque eravamo in pieno 68, quindi il 68 era affrontato da tutti i colleghi tuoi, poi dalla stampa, in un certo modo. Come al solito, e questo secondo me era quello di Libello che poi teneva, ti differenziava, ti rendeva non affine ad una certa egemonia del tempo, ma secondo me poi quello che regge è che tu dentro al disagio sociale, comunque tu l'affrontassi, tu entravi più dentro a quella che era la dimensione personale, spirituale, di valori, dei valori dell'uomo, prima o in un contesto comunque di critica sociale che non mancava, ma anzi era proprio più forte perché entrava dentro, partiva da una riflessione sull'uomo, su valori. Beh, guarda, a me è capitato anche una storia così che ha avuto il suo peso quando ho fatto questo film, l'ho girato nel 69, I Cannibali. Tu pensa che io ho girato Francesco nel 66, tra 65 e 66 va a Venezia, nel 66 invitato dai critici, perché non c'era la sezione giovani allora, ma invitato proprio dai critici, fu Giovan Battista Cavallaro, sì, che lo volle, e anche con Pietro Bianchi, eccetera, e l'hanno proiettato. Era il 66, c'era la famosa Primavera di Praga, e c'erano dei cecoslovacchi lì, e anche del gruppo Carta 90 si chiamava così. Sì, sì. Insomma, mi hanno invitato ad andare, sono andata subito all'inizio di settembre ad andare col mio film, con questo Francesco là. E ho visto che, a parte che c'è un'euforia pazzesca, mi ricordo che ho conosciuto Milos Forman, che poi scappò via dopo, 2 anni dopo, eccetera. E questo 66, io ho visto una città, e poi allora sono andata a Brno a vedere una rappresentazione sacra, per il fatto di poter fare una rappresentazione sacra, insomma gli pareva alla fine era la primavera. Quando è stato il 68, noi abbiamo la contestazione veneziana, la ridicola contestazione veneziana, ridicola, perché veramente hai presente la rivoluzione, la rivoluzione del weekend. E la ricordo. E io dicevo, mi ricordo anche a Roma c'era un'assemblea permanente della Casa della Cultura. E io ogni tanto dicevo, perché in quello stesso periodo, la seconda metà d'agosto del 68, c'erano i carri armati, arrivarono lì. E io dicevo, ma almeno una cartolina postale con le nostre firme possiamo mandarla? Urlavo. Sì, sì. E mi ricordo di aver detto a Argentieri, che era critico, era un mio amico, critico di Rinascita, dicevo, ci pentiremo moltissimo di mancare questa occasione. Certo. A parte che per me ha significato
distacco completo, certo, proprio dall'aderire, anche dal simpatizzare ormai. Ma perché aver mancato quella cosa lì, io ai tempi di Ungheria ero troppo giovane, sì, ero ancora dentro tutto un altro mondo, ancora tutta la sinistra di casa mia, il comunismo di casa mia, eccetera. Ma in quel momento lì ragionavo con la mia testa, poi c'ero andata, avevo visto delle facce, di che sarà di questo, di quello, di quest'altro, capito? Per me era assurdo, lì perdemmo la sinistra, perdette un'occasione importante. Ragion per cui se io faccio poi un film sul 68, non potevo certo. fare un film diverso dai Cannibali, certo, capito? Certo. No, aspettano. Ti ricordi di Amatrobio, qualche volta eri felice? No, amore no, sedevamo nel giardino, mi ascoltavi con amore. No, amore no, tu che sai tutto di me, tu che hai la mia fiducia. Tu no, amore no, no. Amapola. Regista e scenografa carpigiana, Liliana Cavani è stata definita come una delle maggiori rappresentanti, insieme a Pierpaolo Pasolini, del cinema strutturalista, il cui obiettivo non è il contenuto, ma il mezzo per arrivarvi. Un metodo in cui lo sguardo dell'artista si identifica con la camera e lo schermo cinematografico si sostituisce al mondo. Il cinema della Cavani trova nel paesaggio la sua fonte di ispirazione. Il luogo cinematografico diventa quindi il luogo della dimensione umana in cui la natura e le architetture partecipano dell'agire dei personaggi, svenandone un empatico dialogo. Ma anche il film che dopo, in virtù dei Cannibali, perché lo proiettammo al Cinema Lux, eravamo diventati grandi, quindi eravamo al più grande cinema della città, venne Liliana Cavani a parlare dei Cannibali in una serata che c'era una marea di gente, erano altri tempi, e lì davanti vide delle persone un po' strane che erano una fila lì davanti. E cos'erano? Erano i matti delle Ville Sberta, gli amici giovani che ci sentite voi questa parola, erano i matti delle Ville Sbertoli, che in una contestazione da allora, che ormai portavamo avanti già da diversi anni, mi fa piacere che in questi giorni di intervista Liliana, ricordando quei momenti, abbia detto dei volontari antesignani, perché era vero, eravamo un gruppo di amici, compreso Attilio Guardincerri, che non c'è più, che facevamo davvero del volontariato in quel tempo, prima che di volontariato se ne parlasse. E dunque tentammo di sfondare le porte chiuse del manicomio, riuscimmo a portare al cinema un gruppo di persone, Liliana le vide e cominciò a rimucinare quella sera l'idea di una storia. Perché quella visita che feci poi lì, no, io ho detto ma si potrebbe fare una cosa anche così, anche naturale, cioè di come nasce una cosa, io che vedo, eccetera, che faccio questa visita. Ma poi venni per vedere cosa si poteva raccontare e mi sono fatta chiudere in uno stanzone lì. Vero, come no. E che mi ricordo c'era ancora una di queste ospiti che si chiamava Elide, che era lì dall'età di 13 anni. Come no. Una povera donna stuprata dai tedeschi che rimase sconvolta e finì lì perché rimase sconvolta. E che mi disse, ma non hai paura stare con noi? Dico, no, io ho più paura fuori, posso stare benissimo con voi. E poi, sempre lì, stando lì, sentivo parlare queste che raccontavano, e mi diceva, ma non dar retta, questa racconta sempre queste storie, che lei è innamorata. E io ho raccontato una storia romantica, molto romantica, perché loro, la loro fantasia, cioè il loro rifugio era il mondo della fantasia, proprio le storie tipicamente romantiche, lui, lei, chi impedisce la storia, proprio la storiella classica. Ma attenzione, io che insomma mi illudevo di essere dentro il tempo, abbastanza omogeneo a tutti i moti sociali e contestatori del tempo, quando lessi la sceneggiatura di Liliana mi sembrava che non aggredisse con questa contestazione delle strutture sociali, che, e invece lei le aggrediva davvero
con, nel profondo, senza aggredirle, perché partiva dalla dimensione personale di una, e qualcuno, infatti anche dei critici, i vari Dorigo del tempo, qualche altro che c'era che ho riletto, e insomma l'accusavano. Non hanno capito che la cosa importante era la frattura, e quindi era una frattura che io raccontavo anche stilisticamente, cioè c'era questa specie di prigione, perché i manicomi erano delle prigioni vere e proprie, c'era questa realtà veramente quasi inaccettabile. Peccato che non si sentisse l'odore di quello che filmavo. Giusto, perché poi l'odore era straordinario. C'era questa qualità, e poi c'era dall'altra parte un'altra, la verità della loro fantasia, che era pulita, che era bella, che erano storie d'amore che avevano letto, sentito nell'aria, eccetera, che era tutta un'altra cosa. Era il conflitto tra questi due mondi che doveva far pensare: ma che stiamo facendo? Ma mai possibile? Cioè queste se la cavavano un po', perché nelle giornate non facevano nulla. Si pensa che quando feci questa indagine, d'agosto addirittura non uscivano neanche nel cortile recintato, perché gli infermieri in maggioranza stavano a casa, e quindi stavano proprio dentro, e non certo con l'aria condizionata. Quindi erano trattati come oggetti proprio che si buttano nella spazzatura. Proprio, guarda, io andai alla fine, credo che tu mi hai aiutato, ho voluto parlare col presidente della provincia. Come no? Per denunciare questa cosa. Certo. Quindi, ma non è possibile. Lui disse: senta, noi diamo più degli altri, e aveva ragione probabilmente, perché c'è un medico per ogni padiglione, che erano sei, che va tutti i giorni. Ma io mi ricordo uno, che avrei anche voluto farlo, ma mi sfuggiva, che aveva una spider rossa, che sembrava, sai, proprio un bidet, ma proprio presuntuoso, che faceva delle corse dentro i giardinetti. Questo era un medico. Senti, come si ricorda il presidente della provincia, allora, amici vizzesi, era Luigi Nandi. Chi cambia là in regia, per piacere? Nessuno pigia il bottone? Bravo. Allora, era Luigi Nanni, e che peraltro seguì con simpatia la cosa, e a quei tempi, dal tutto chiuso come era, ci permise di cominciare a aprire la situazione. E certo, insomma, avevamo tutti. Voi eravate gli unici, credo, riuscivate ad andare lì, a portarli fuori, insomma, a raccogliere quelli che erano più disponibili. Più disponibili, però c'era poca disponibilità. C'era una capo infermiera, devo dire, una sindacalista molto brava. Sì, Iole si molto chiamava. Carina, che ha detto: ma io le voglio far vedere lei. Mi fece vedere gli schedari. Sì, sì. E questi medici, no? Questi famosi dottori, che aspettavano sempre la legge Basaglia, intanto non facevano un fico secco, cioè c'era la diagnosi dell'entrata, dopodiché c'era magari data 10 anni dopo ha spaccato un vetro. Ma io avevo voglia di dire: ma peccato che non vanno spaccato la testa tutti quanti, perché così, imprigionati così, per nulla, molti per nulla, perché se avevano delle malattie anche vagamente curabili, la malattia diventava la reclusione. E quindi proprio era proprio un disastro. Quando era proprio la questione Basaglia è stata fondamentale. Certo. Poi ci potrà essere poi chi è discute, successo, però sì. No, si può discutere, però semplicemente era proprio, perché era proprio un lager. Sopra un lettino cigolante, in questo posto allucinante, io sogno spesso di volare nel cielo. Non so che male posso fare se sogno solo di volare. Io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani. E a tutti i costi voglio che indossi un camice per me. Le braccia indietro forte spingo e a questo punto sempre piango. Ai 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 ai. Amapola, amapola. Liliana Cavani è cresciuta in una famiglia laica, con un'educazione libera, e forse per questo non ha mai sentito il bisogno di avere una famiglia, di avere un marito, di avere dei figli. Il suo ambiente familiare non le suggeriva questo genere di modelli, perché è cresciuta in un contesto di affetti molto distante dai prototipi tradizionali.
Da giovanissima, oltre alla passione per il cinema, anche quella per l'archeologia. Ma la maggior parte dei grandi archeologi parlavano il tedesco e lei purtroppo non conosceva la lingua. Quindi rinuncia all'archeologia e studia al Centro Sperimentale di Cinematografia, vincendo anche il Ciak d'Oro molto giovane con il cortometraggio dal titolo La Battaglia. La povertà per la Cavani è un tema molto caro, ecco perché ha deciso di rappresentarlo al cinema con San Francisco con attori differenti, il primo nel 66 con Lou Castell, il secondo nell'89 con Mickey Rourke e il terzo con Mateusz Kochewicz nel 2014. Per lei San Francisco d'Assisi era un poeta libero, un illuminatore di percorsi nuovi e un ispiratore di emancipazione. Poi che è successo? Che tutti i contestatori che via via si erano, una volta arrivata la legge Basaglia, anziché seguirne il percorso e seguire i pazienti che avevano, spesso li hanno abbandonati. Allora certo. Grandi critiche alla legge Basaglia che non ha dato i frutti. Certo, è certo. Evidente, perché certo. Capito, tutto un certo stabilimento. Ecco, se tu, voi riuscivate a così diciamo a recuperarne 20, 30, così con estrema buona volontà, eccetera, farli uscire, che era importantissimo per loro. Ma poi c'erano così il tentativo proprio di aggregarli a qualche cosa, un'idea. Era uno sforzo immenso, perché poi che succedeva? Che loro stavano lì, loro veniva prescritto quotidianamente, ho visto quando gli davano da mangiare, gli davano una pastiglia di ansiolino. Certo, era tutto sedato. O di Noan, non mi ricordo cosa fu, erano tutti sedati. Per cui, io non so se ti ricordi, ma io siccome non riuscivo a dormire nel mio albergo, che successe? Presi dall'infermeria una pastiglia di Noan, una cosa così. Sai che mi hanno dovuto venire a svegliare l'indomani, perché non mi sono mai svegliata. sì, mai, caffè su caffè, perché il dosaggio era da cavallo, capito? E questo una al giorno, quindi pensa, questa era l'unica cura che gli faceva, non è una cura, è solo, è come legargli le mani. Qualche ti colpirono subito invece certe espressioni, tant'è che mi pare che una poi tu l'abbia riportata anche nel film, c'era un omino di Villa di Baggio che diceva non è solo qui, sì, ma parenti, sì, sa, ti disse, l'amore dei parenti arriva fino al gomito. E credo che sia un'espressione che poi tu hai riportato anche nel film. Sì, poverine, ormai entrava in un mondo per cui anche nel film io racconto di una che esce, che era poi... Perché io ho domandato delle storie così, allora c'era quella che mi raccontava un pezzo di realtà vera, poi quella che entrava, che aveva avuto un fidanzato, cioè entravano in quelle storie romanzesche che loro si raccontavano tra di loro. Però sta di fatto che quando ci provavano quelle poche che trovavano un parente che ci potrebbe, così provava a farlo uscire così, poi però le lasciava a sé stante, queste non... Storia, un po' di storia di Pistoia, fra l'altro di bello ci fu che insomma non è che Liliana arrivasse a girare a Pistoia che aveva dietro il grande produttore con tanti soldi, erano tempi duri, nonostante i cannibali, ma erano erano tempi duri. Duri. E insomma ci arrangiamo in città con delle avventure che ricordo sorprendenti, perché noi non eravamo abituati al giro della produzione cinematografica. La mattina, fra le varie cose, finché diceva c'è da vestire un costume per la Lucia Bosè, che era un'attrice, allora si andava in una famiglia, se era un po' del giro, gli si faceva provare un po' delle cose e gli vestivano i costumi per la Lucia Bosè. Ma dice, sai, ora bisogna fare del vento. Siccome del vento si fa fare del vento, è semplice, ci vuole un elicottero. Ma un ventilatore no, è piccino. Però insomma dai, si trovò da una falegnameria un ventilatore che asciugava, in qualche modo si rimediò un po' al vento, ma ci fece ammattire perché chi era pratico di queste cose. No, ma perché voi adesso ci sono le film commission, allora non c'era, avete fatto la film commission così, di fantasia e sull'immediatezza. Ma insomma servono tante cose per fare i film e quindi però è stato tutto così arrangiato, ma è stato anche divertente. Ma poi la critica non è stata cattiva, anzi non è stata piuttosto buona sul film, non è che non sia stato capito, Io ho letto un pochino insomma i sunti delle varie critiche. Me ne ricordo poco. Ma insomma non era male. Ricordo solo che non hanno capito. Qualcuno l'ha dato per stili diversi. Non ha capito che c'era a un certo punto c'era il racconto del
della fantasia di queste donne e il racconto della realtà, di matte, di pazze, che era una realtà cruda, insomma. E quindi, ma poi non è sempre facile farsi capire, o forse certo, non è facile anche... Ma insomma, secondo me tu anticipavi tante le cose, qui intanto... Senti, ora bisogna andare a Amy con Liliana, sarebbe da ragionare di tant'anni, 35 anni di assenza di rapporti, di confidenze, ma arriviamo a un fondo fra le tante cose che ha fatto poi nel frattempo e siamo in questi giorni, presto, esce Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi, due serate credo sulla TV, Ora 25 e 26 aprile. 25 e 26 aprile, quindi Liliana... si è cementata con De Gasperi, la produzione, Claudio Mori è una moglie di Celentano, che è produttrice... è stata un'idea sua, devo dire, è stata un'idea a mio avviso geniale, perché l'ha proposto alla RAI e ha proposto che io lo facessi alla fine. E il fatto che facessi io, da principio, è stato negativo, nel senso che temevano facessi chissà che, non lo so. Che potevi fare su De Gasperi? Non lo so. Provo a pensare, non lo so. Non credo. O tu lo facevi o non tu lo facevi. Esatto. Se tu comunque lo facevi, c'è stato un po' di problema, qualche problema. E poi sta di fatto che poi siamo riusciti a farlo, ma facendo una battaglia con la vigilanza, perché non volevano farlo, veramente. Anche, pensa te che l'anniversario era l'anno scorso, il cinquantenario era l'anno scorso. E quindi per me è stata una scoperta. Quando me l'ha proposto, ho detto, senti, fammi vedere. Ma hai dovuto fare la sceneggiatura anche? No, c'era una sceneggiatura fatta. Poi l'abbiamo abbastanza rielaborata, perché io sono intervenuta anch'io, e due bravi sceneggiatori, De Rita e Falcone, molto bravi, molto seri, però a un certo punto io ho cominciato leggendo il libro della figlia Maria Romana, che poi è stata anche consulente del film, alla quale è piaciuto moltissimo. Peraltro. Questo è importante, perché è una brava signora. E l'abbiamo io ho letto questo libro, De Gasperi, Uomo Solo, che trovo un libro molto bello perché racconta di De Gasperi, uomo, padre, politico, perché lei è stata anche una sua segretaria prima di sposarsi, e devo dire, viene fuori una figura di politico straordinario, perché è quello che io chiamo il politico normale, cioè quello che fa la politica per servire il paese, punto. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare, posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare, ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito fra i miei desideri. La sogno più grande fra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore. Quello di Liliana Cavani è un cinema che si apre a riflessioni critiche, che non tenta di dare risposte ma propone interrogativi. I suoi film nascono da uno sguardo e da un pensiero tra i più lucidi ed originali della cinematografia degli ultimi decenni. E non soltanto al cinema, ma anche in televisione, con la fiction Alcide De Gasperi, L'uomo della speranza, girata per la RAI con la consulenza storica della figlia dello statista Maria Romana. La passeggiata con il nipotino sarà un espediente per raccontare la sua vita, dagli inizi come deputato del Parlamento austriaco alla successiva entrata nel Partito Popolare di Don Sturzo fino all'avvento del fascismo. In occasione della prima messa in onda nel 2005, la regista Liliana Cavani disse: «È stato come fare un bagno in acque molto pulite». Invece, ultima cosa che bisogna chiedere a Liliana, una cosa che non ha raccontato
che ha pochi, il suo rapporto col Papa, tu lo sai, vero? Noi continuiamo come allora ad essere cattolici, cattolici apostolici romani, in questa televisione che ha il vanto di avere queste radici, aperta a tutti i dibattiti, tutti possano venire a dire loro, confrontandosi come ci si deve. Però Liliana ha avuto un privilegio, che il suo secondo Francesco, vero? Sì. L'ha visto insieme al Papa, il Papa meglio l'ha visto insieme a lei, perché ti ha chiamato, ti hanno chiamato per vederlo. Mi hanno chiamato per vederlo, dovevano vederlo, fa conto, 23 così, 22 dicembre, mi è scoperto la guerra del Kosovo, è successo un casino, mi hanno telefonato, cioè che il Papa in quel momento era molto occupato e se era possibile rinviarlo al 6 gennaio. Insomma, era un giorno di festa, lui era il pomeriggio, lo passava così. Ricordo alle 3 del pomeriggio, no, alle 4, perché sono venuta via che c'era poi buio, perché me lo ricordo molto bene. E te, allora, scusa, aspetta un secondo, fammi capire, quando ti sei sentita chiamare dal Vaticano e la voleva vedere, te che era, non un affare come un altro? Era un no, mi hanno detto che avevano già contattato il Luce per avere la coppia, eccetera, che loro lo davano, che avrebbero avuto piacere che io fossi presente. Ma a te ti ha fatto piacere la cosa? A me mi ha fatto molto piacere. Ti posso garantire che ho cercato anche di mettermi una gonna. Ah, no, vai, ho cercato anche di mettermi una gonna. Me la sono fatta prestare. Ah, questo è il massimo. E allora avevo tutto un vestitino di velluto. Adesso c'ho una giacca di velluto e anche una gonna di velluto. Insomma, devo dire, è stato bello perché io ero seduta qua e il Papa era proprio alla mia destra, seduto lì. Ed è stato molto, molto simpatico perché via via che il film passava, lui si commuoveva. A un certo punto poi via via addirittura piangeva e mi abbracciava. Quando più si commuoveva mi abbracciava così, perché avevo una persona molto affettiva. E mi baciava così, ricordo così, che era, mi bagnava, poi alla fine abbracci così. Ed eravamo in pochissimi, era lui e poi c'era quel Cardinal Descour, quello sulla sedia a rotelle già. C'era il Cardinal Sodano, che allora non era cardinale, non so neanche se fosse segretario di Stato, forse no ancora. E poi chi c'era? Poi c'era... E poi c'erano alcune queste suorine che famiglie dei famigli così, insomma. E poi c'era, ma poi forse c'era un altro prete, non mi ricordo però come si chiamava. Insomma, era proprio una cosa. Ma sai che questa mi è capitata a tanti di essere baciata con le lacrime di un papa e che ora, e poi sei sarà santo. Ora te tua voglia scrivere. A me mi hanno pregato di non dirlo. se potevo, cioè. Infatti tu l'hai detto, ora è morto. Infatti tu non l'ho detto perché allora mi hanno pregato, dice, se no i registi poi magari ci pigliano l'abitudine. Invece Benigni c'è stato con La vita è bella, lui ci andò. Di sicuro gli hanno detto di non dirlo. Però. Di sicuro, vabbè, perché non vedo perché l'abbiano detta a me. Può darsi che sia uscito fuori da qualche altra notizia, insomma, chi lo sa. Comunque, te tu hai tenuto il segreto, però ora questa è una cosa straordinaria. E poi, scusa, un papa allora che bacia una donna e l'abbraccia, era un abbraccio affettuoso. Ma no, sì, certo. Ma anche dopo salutando, lui lo saluti così. Ma questo, era un papa che salutava ma questo così. Ma non apre uno spaccato forse sull'originalità di questo papa? Straordinario. Lui abbracciava così, insomma, non è che salutava tenendo in dire che era un uomo che aveva superato... Assolutamente, era... Era, secondo me, a parte che proprio mi è rimasto, mi ha fatto molta impressione, e ho proprio detto uscendo, questo è qualcuno che proprio ci crede proprio, perché era colpito fino in fondo, poi era un uomo che amava lo spettacolo, era uno che gli piaceva il cinema secondo me anche, e quindi gli era piaciuto molto il film. E, sì, è stata cosa molto simpatica. Questa è bella, questa è una delle cose che... Io poi sono andata lì che avevo la tosse, non so, lo sforzo per trattenermi, e perché avevo avuto l'influenza e temo anzi di avergliela quasi trasmessa, perché poi è successo che lui ha avuto anche l'influenza. Dico, spero che abbia abbracciato altre persone. Ma insomma, allora qui ci si ferma perché con questa immagine che ora ce la portiamo, ce la incorniciamo, questa di Liliana col Papa, abbracciata con le lacrime del Papa, che è commossa. È una storia bella e straordinaria.
Ma insomma, forse ne ho, nonostante tutta la tua... Pensa che mia madre, che era molto laica, così, però la foto di me e il Papa, perché lì c'è sempre c'è uno sempre che il fotografo, che certo. viene... Quella se io che mi sono vantato con voi davvero, che sono stato accanto al Papa in un'udienza in cui presentavo sì. gli amici delle Radio Cristiane, e ci aveva ora recentemente, non c'aveva il fazzolettino sulla cosa, e ogni tanto gli cadde quello con cui si asciugava sì. la saliva, ogni tanto gli cadeva, io glielo prendevo e mi è sembrato un sogno, ma non sono arrivato al bacio con le lacrime. E insomma, vabbè, una storia bellissima con Liliana, credo che sia... Insomma, al di là degli affetti delle persone che il tempo poi stempera e fa vedere in maniera più critica, una persona autentica, Liliana Cavani, che ha sempre lavorato e fatto nelle cose in cui ha creduto e insomma nel passaggio pur breve da Pistoia in 20 e poche più giorni per girare un film e lasciato... Beh, eri è divertente anche tu, e dici, beh, lo si fa, perché tu eri, dici, beh, sì. lo si fa, beh, si provvede, beh, si trova. Tutto, si provvedeva a tutto, vero? Sì, si provvedeva a tutto, sì, superando... Non ti preoccupavi. Sì, no. Io dicevo, ma no, ma perché guarda, serve poi questo, serve... Ti preoccupa, si trova tutto. Sì, solo quando mi disse ci vuole l'elicottero, in effetti, quello mi spaventò un po', però si era bello preso accordi con Firenze, se proprio lo voleva, da ultimo si trovava il ricordo. Bellissimo, ma collaborò tutta la città, sì, l'amministrazione sì. provinciale, l'amministrazione no, ma anche comunale, tutti i tuoi giovani, cioè, tutti io i adesso guardo Incelli, mi ricordo, Attilio, lo ricordo bene Attilio fu l'aiuto regista, perché era l'aiuto regista e mi fa piacere ricordare così, ma c'erano anche altri, ma comunque c'era un certo entusiasmo, c'era stato un molto clima. Carino. Ma anche con la truppe si diventò sì, molti sì, amici, tutti, sì. lì. Andava a mangiare il pollo al brocciolo e questi sì. romani dicevano, ma se avessimo noi uno che fa il pollo buono, ma sai, era il pollo d'allora, ma sì, sì. Liliana, grazie di questo ritorno a Pistoia, grazie di questa chiacchierata che tu ci hai concesso, credo che i nostri telespettatori spero la gradiranno, grazie, buon lavoro. Erano giorni e tu al mondo non chiedere di più. Noi ballavamo un po' e senza musica nel nostro cuore c'era molto più. Bella davvero, una serata davvero piacevole quella che abbiamo passato con la regista Cavani. Tanti altri personaggi ci faranno passare comunque dei momenti così piacevoli, grazie ai nostri archivi e ai nostri ricordi. Per il momento Amapola vi saluta, vi dà appuntamento fra 7 giorni e come sempre da parte mia una buona serata.